Ma buon salve a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono FuroBintendo e oggi siamo tornati su WarioWare Gold per fare il nostro quarto episodio. Prima di iniziare però amici miei come sempre, sigla! Allora in questo episodio siamo tornati su WarioWare Gold, in questo episodio faremo... Quindi andiamo! C'è convenuta, però passare in mezzo a una battaglia spaziale mica tanto. Guardala, quanti laser. Ci è mancato poco. Oh, guarda dove spari. Calmati, Dribble. Ma questi ci rigano il taxi. Lascia perdere, non ti mettere contro un UFO. E se poi quello viene e ci attacca? C'hai ragione. Per fare sto lavoro conviene mantenere la calma, lo sai. Spitz, sei un grande, ma come fai a non esagitarti? Ma quell'affare ci viene addosso! È un laser! Starza, Dribble! Siamo spacciati! Mi sa che ce l'hanno rigato. Oh, basta! Che? Se la sono cercata! Dribble, prepara il polverificatore! Ricevuto! Aspetta però, non avevi detto che dovevamo mantenere la calma? E secondo te dobbiamo fare finta di niente? Vogliono la guerra e guerra avranno! Calmati, Spitz! Calmati! Ed eccoci qua, bene. A mali estremi e estremi rimedi, è vero Spitz? Ok. Dribble e Spitz, che ci credete o meno, credo che siano i personaggi quelli che poi più avanti daranno più denaro, credo, di questo gioco. In che senso? Ve ne parlerò poi a fine serie, forse. Allora, dovete un po' andare a tempo qui, bene. Trova il tesoro, questo è facile. Dribble e Spitz non è che sono tra i miei personaggi preferiti, però insomma ci possono stare comunque. Sono particolari. Ci possono stare. Tieniti forte. Bene, rispondi. Manzanino ti aggredisce. Cosa fai? Dardo magico? Dardo comico. Magico. Dovete indovinare qua insomma e non fare gli scemi insomma. Dovete aver giocato almeno una volta a Pokémon o a qualcos'altro. Vai. Qua attenzione, perché anche se ha detto stella poi, finché non si gira non potete muovervi, sennò vi becca. Ma scherziamo. Cioè lo prende come se stesse barando, insomma. Vai, rana. Brum, come dice Dribble. Mastica. Questo è facile. Salta, ora. Perfetto. Allora, il boss non dovrebbe essere troppo lontano in teoria. Qua spaventa. Questo qua c'era anche i smooth moves più o meno. Però non dovevi guidare un mostro, dovevi... Vai. Magia. Dovevate usare tipo una stecca o qualcosa in smooth moves. Apri, allora, tenendo premuto A, premi così. Vai. Dovete prenderlo alla lettera questo, altrimenti non ce la, non ce la farete mai. Schiva. Perfetto. Non lo dire, Dribble. Dribble è un po' un portasfiga. Se, se non state attenti. It's boss time. Questo boss è particolare. Però è tipico Wario. Però è anche uno dei miei boss preferiti questo, perché è uno dei più soddisfacenti. Scusa. Sì, lo so, è strano. Ora prendete questo oggetto che vi dà una goccia magica. Ed ora c'è il boss finale. Più o meno. Esatto, si è mangiato una pesca. Adesso dobbiamo usare due dita, due mani invece di uno. E dai, e ce l'abbiamo fatta, bene. È stato difficile, non trovate? Perfetto. Grande, così si fa. Che fatica,
Quanti ne restano, Triple? Gli ultimi battono la ritirata. Scappano con la coda tra le gambe, eh? Sì, abbiamo vinto. Roba da matti, siamo forti. Visto? Con la calma si ottiene tutto. Calma? Sì, la calma è la virtù dei forti. Dai, torniamocene sulla terra, Triple. Vabbè. E anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Guarda che di solito viaggiare per lo spazio non è così pericoloso. Ora vai che 5 volte ti aspetta. Calma, Spitz. Lasciamo perdere. Ma chi è che parla fra i due in questo momento? Triple o Spitz? 600 monete, vai. Vai. 5 volte. Bene, e adesso andiamo da... 18 volte. Andiamo.18 volte, hai tutta la mia stima. Dunque, non schiantarti. Ok, gira, gira tutto questo. Bene. 50 monete, vai. Bene. Potete anche provare a prendere due scie per volta. A terra, ok, questo è facile da intuire. Alcune volte ho pensato che tipo, quando ero più piccolo, quando lo facevo, ho pensato, ma si potrà arrivare fin laggiù? Non si può fare, fidatevi di me. Einstein. Il deltaplano non arriva fin lì. Questo qua è un altro gioco questo qua è un... non ho capito se è un gioco di Nintendo oppure... è un aspirapolvere di quelli lì giapponesi col telecomandati. Però vabbè. Oh, Super Mario Sunshine, che bello. Io. Raggiungi il missile, qui. La prima volta che l'ho fatto, l'avevo fatto giusto, ma non credevo fosse giusto, perché mi ero inceppato. Ora in buca, vai. Bene. Nice in. Scala. Perfetto. Donkey Kong Jr. Spara. Non era molto difficile questo. Anche perché il laser ha un hitbox abbastanza grande. Io. Cattura, aspetta. Allora, qua dovete stare attenti. Perfetto. Perché da piccolo non avevo mai capito se cosa bisognasse fare per davvero. Col tempo poi ho capito che bastava aspettare un attimo. Raccogli il rosso, vai Rob. Oh, adoro Rob che usava... Cioè, nel senso che per giocare a certi giochi del NES dovevi usare Rob. Adesso qua è un po' più complesso. Vi conviene andare ai margini del... della schermata qui, vi conviene andare. Vai, dottor Mario. Boss time. Sì, certo. 18 volte. Comunque 13 amp. Quello qui era un boss anche in Twisted. Però era di 9 volte, non di 18 volte. È stato in Twisted che è apparso 18 volte. E anche lì era un maestro del rap. Vabbè, ignoriamo il Goomba, va? A sto punto, se devo perdere tempo. Vai. E fine. Molto facile. Sei una forza. Il mio rap
giacca. Grazie, ce l'hai fatta! Stavolta mi hai battuto, ma devi darmi la rivincita. A quale scuola superiore vai? Sto in quarta elementare, eh? C'ho 9 anni. Se vuoi la rivincita, passa alla scuola e chiedi di me. Qui mi ci vuole un latte caldo. Complimenti! Assurdo, hai battuto i miei giochi, sei troppo forte, adesso lascio il palco a Penny. Sì, lo so, è strano, fin dai tempi di Twisted c'era scritto sta cosa che 18 volt avesse 9 anni come 9 volt. Vai. Che cosa? Vai. Scommetto che metà dei partecipanti si è già ritirata. Hanno superato 8 livelli. Deve essere un sogno. Penny! Wario non mi sembra molto convinto del fatto che dovrà dare un premio prima o poi. Comunque andiamo sull'ultimo di oggi. Let's go. Cricket? Sì, maestro. Noi ci alleniamo costantemente per affinare le nostre tecniche kempo. Sì. Ma mai trascurare l'allenamento della mente oltre a quello del corpo. Mai, maestro. Ed è proprio per questo motivo che noi siamo venuti qui oggi. Qui, maestro? Ma, maestro, questo luogo è adibito ai divertimenti. Non sembra adatto all'addestramento nelle arti marziali. Osserva con il tuo occhio interiore. Ma quella è... la terribile diamaconda! Un serpente gigante che sfreccia a 150 km orari! E lì ci sono le cascate scavezzacollo! Bisogna tuffarsi di sotto a cavallo di un tronco d'albero! Una persona comune non avrebbe possibilità. Ma è incredibile! Non pensavo che ci si potesse allenare qui! Maestro, mi scuso per aver dubitato di voi. La prima sfida sarà alla giostra regale. Il famigerato carosello degli stalloni rampanti. Bisogna domare un cavallo mentre la mandria galoppa vorticosamente in cerchio. Preparati, Cricket, questo esercizio può essere fatale. Sì, maestro. Sì, lo so, ragazzi, è strano. Però sappiate che in realtà poi, alla fine del gioco, l'allenamento avrà i suoi frutti. Questo allenamento tra virgolette. Comunque, Ian Cricket, Maestro Mantis, sono in realtà... personaggi che non mi sono sempre stati a cuore, sinceramente. Cioè, mi piaceva il suo gioco in Game & Wario. Però non mi è mai piaciuto. Non sono personaggi che mi fanno troppo impazzire. Però mi piacciono quei pony là sopra. Sembrano dei Rapidash aloliani. Che poi quando è uscito sto gioco ancora non era uscito Spada, è vero. Anzi, doveva ancora uscire Pokémon Let's Go Eevee e Pikachu, vero? Quando è uscito sto gioco. Allora, questa. Bene. Notevole. Boia. Pensavate che mi fermavo lì, eh? No. Conta. 2. Cioè, no, 1. Ha vinto lui. Perfetto. Qua dovete stare un po' in campana, perché più avanti può essere abbastanza trollosa la cosa. Carica. La prima volta che l'ho fatto, sappiate che non avevo capito perché avevo perso. Ma in realtà, a un certo punto, dopo averlo caricato al massimo, bisogna lasciarlo. Non avevo capito mai sta cosa. Curling! Sembra una scimmia la tizia a destra, che brutta. Non volo, però ok. Nuota. Questo è facile, c'era anche in touch da questo. Sprona. Qua bisogna spronare il cavallo dalle chiappe, lo so. Sto gioco è tutto così, è un po' una trollata, però è divertente. Alcuni sono facili, altri un po' meno. Altri bisogna usare un po' di logica. Qua la prima volta al 100%, se non sapete bene come funziona, sbaglierete. Quello rosso. Avrei preferito quello viola, però pazienza. Già il boss? Ok. Il boss non è un... cioè, nel senso, non è che è così entusiasmante, però insomma... Allora, un po' di concentrazione, vai. Una volta sono riuscito a fare strike, che ci crediate o meno. Ok, dai, aspettate che mi devo concentrare. Fatto. Bene. Hai terminato l'allenamento.
stato un allenamento fantastico, maestro. Questo cavallo è stato un ottimo compagno. Sì, proprio ottimo. Ah, ma che bravo che sei! Cricket, chi è codesta fanciulla? Non so, si è aggrappata a me mentre svolgevo la prova. Ma ritornando alle prove... Ti attende la ruota diamante, ma prima pensiamo alla bimba smarrita. Ottima idea! Io non mi sono smarrita! La Frienzen. Che tecnica magnifica, devi assolutamente dirmi quali sono gli esercizi che fai. Adesso ti attende Orbulon. Oh, il mio personaggio preferito. Peccato però che lo vedremo nel prossimo episodio. Cricket. Va bene amici miei, spero che questo video di WarioWare Gold vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti sia pagina Instagram e Twitch ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete i miei video sui social. E noi furabiotti ci rivedremo presto. Yeah.